L'abito da lavoro dei fidanzati ha una lunga fila di bottoni sul fianco. Quello di lei sul sinistro, quello di lui sul destro. Quando si incontrano i fidanzati si allacciano l'uno all'altra. Così possono stare stretti stretti, quasi fossero un corpo solo. E gli altri, vedendoli così abbottonati, capiscono che devono lasciarli in pace. L'abito da lavoro dei fidanzati conosce però molte varianti. Innanzitutto per il colore dei bottoni. Il malumore vuole i bottoni neri e il buon umore per il colorato. Naturalmente, poiché i fidanzati non vivono ancora insieme, può capitare che lui indossi l'uno e lei l'altro. Ma questo non influisce sulla struttura dell'abito. C'è poi la grande questione dei rapporti prematrimoniali. Per i cattolici osservanti, l'abito non ha bottoni, ma bottoncini. Tantissimi bottoncini. Così che, se acconsentissero alla tentazione di andare oltre il casco bacio, occorrerebbe moltissimo tempo per slacciarli tutti, fatto che farebbe passare la voglia a chiunque. Per quei cattolici, invece, che sanno di non essere così forti e che ogni tanto non possono fare a meno di cedere, i bottoni tradizionali sono sostituiti da numerosissimi piccoli automatici. Non ci vuol nulla slacciarli, ma poi riallacciarli tutti è pur sempre una bella penitenza. Per i gaudenti, che non hanno problemi di questo tipo con entità superiori, i bottoni sono invece sostituiti da comode cerniere lampo, tutte sempre colorate perché, come dice il proverbio, un po' d'amore fa sempre cambiare l'umore. E infine, per quelli che vogliono godere ancor più disinvoltamente dei cosiddetti piaceri della carne, gli abiti hanno soltanto due comodissime strisce di velcro. In questo caso però, poiché l'ottima tenuta del materiale è limitata a 200-300 strappi, dopo tale numero si consiglia di cambiare l'abito, o il fidanzato o la fidanzata.